Economisti e politici a Cernobbio si interrogano sugli effetti che la guerra potrà avere sulla crescita economica. L'inviata Angelica Fiore. Inflazione, costo delle materie prime, rallentamenti delle catene di fornitura. A Cernobbio, fra economisti, manager e imprenditori, la preoccupazione è palpabile. Tutt'altra atmosfera rispetto al forum dello scorso settembre, quando l'economia italiana era al top in Europa. La guerra in Ucraina ha cambiato le carte in tavola. Se si concludono le ostilità rapidamente, io credo si possa evitare una recessione in corso d'anno e quindi avere un tasso di crescita in media annua intorno magari al 3%. Il peso più grande è il boom del costo delle materie prime, a partire dall'energia. L'aumento può essere stimato tra gli 80 e i 100 miliardi di euro. Una situazione che si riflette sugli investimenti. C'è un grado di incertezza su ogni cosa che impedisce di prendere decisioni a lungo termine. Quando c'è incertezza, qualunque decisione di investimento va ponderata con molta più attenzione. Qui le sanzioni alla Russia vengono ritenute giuste. La maggior parte dei presenti appoggia le sanzioni, è d'accordo sulle sanzioni, ma altrettanto la stragrande maggior parte dice attenzione perché l'impatto sulla mia attività è notevole. E a proposito del documento di economia e finanza che verrà presentato la prossima settimana, il ministro dell'economia Franco annuncia la crescita verrà rivista significativamente con valori più bassi. Covid, oggi sono più di 70...